Piccola premessa. Il video è venuto estremamente lungo, per cui sono stato costretto a dividerlo in due parti. Spero che ovviamente la cosa non vi dispiaccia e detto ciò, buona visione. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Cult of the Lamb. Oggi non so se ci riusciremo, ma andremo ad affrontare l'ultimo, tra virgolette, predicatore. Avete visto in inizio video, in apertura del video, il combattimento con le altre boss fight. Quindi avete visto quali sono stati gli altri boss che ho affrontato precedentemente.
E ora, in questo caso, siamo pronti per affrontare l'ultimo predicatore. Partiamo con un equipaggiamento che non è al top delle mie aspettative, però abbiamo ottenuto la fortuna di avere la mappa praticamente droppata subito. Quindi questo già è un ottimo inizio in realtà. Ecco, facciamo attenzione perché ho portato tutti i demoni di livello 2 questa volta ad accompagnarmi. Questa volta ho portato tutti i demoni di livello 2 e quindi dovremmo essere... E guardate quanti cuori abbiamo inizialmente, siamo messi non malissimo. Non ho visto le carte in realtà. Allora abbiamo i due cuori, va bene. Ottimo. 10% di possibilità di ottenere mezzo cuore quando uccido un nemico. 20% di possibilità di negare il danno e mappa rivelata. Ok, ottimo. Il danno negato al 20% è molto molto figo. Ovviamente dobbiamo fare comunque attenzione perché il danno negato è comunque una grossa infamata. Oddio, ho tolto... Ma è un cooldown temporaneo? Oppure sono riuscito effettivamente a distruggere il sparafiamme? Perché se si può distruggere... E non lo sapevo, è una grandissima cosa questa. Ok, qui abbiamo un potenziamento forse? Ah no, un incontro, cazzo. Ok, quindi abbiamo nemici spawnati dal nostro amichetto. Attenzione qua, non facciamoci colpire. Questa è la versione depotenziata del nemico, che è veramente fastidioso, che spara il fuoco in maniera particolare. Ah ok, mi ha creato proprio una stanza di nemici, quindi probabilmente dopo avremo una ricompensa al completamento. Vabbè, un baule classico. Avrei sperato in qualcosa di più. Allora, lì non ci sono altri potenziamenti, quindi in realtà preferirei andarmene da questo lato. Ecco, questa è la versione potenziata del nemico infamissimo di cui vi ho parlato prima. Avete visto come spara? Come spara in maniera pazzesca il fuoco? Allora, la spada non è male in realtà qui, Per essere rapidi, non è male avere la spada. Sicuramente lascia... Sapete benissimo che è la mia arma preferita in assoluto, per cui non ci sarebbero dubbi al riguardo. Ok, qui distruggiamo i nidi. Quelle sono le uova. Porca troia, mi ha colpito, mi sono distratto. Quello è praticamente le uova del nemico. Infatti se le riesce a distruggere subito, entro un tot... Non fa spawnare nemici. Invece se si perde troppo tempo, ovviamente il nemico spawna e devi colpirlo. Questo è un cuore che però non posso usare perché ancora ho i cuori azzurri davanti. Ok, ho preso anche una collana. Allora, negozio con un follower lì addirittura. Ma direi di andare di qua, che c'è doppio follower, non è male. Sperando che non sia un vecchio, perché il 22% di sconto, ok, vuol dire che sarà un po' più grande. Il ragno, quando vi vende dei follower, dovete fare attenzione al prezzo. Solitamente se ve lo vende gratis, quindi se ve lo vende a zero, è molto probabile che vi venda un follower vecchio. Quindi praticamente useless. Non è detto, potrebbe anche... doppio danno.
Però i nemici hanno la vita ridotta, hanno la vita a metà. Questo è molto buono. C'è anche un potenziamento delle armi. Questo è ottimo. Eh sì, lo posso distruggere con un colpo, con un colpo caricato speciale. Ottima sta cosa. Non so se, diciamo, se dipende solo per questo attacco o vale per tutti. Però potrebbe essere figo. Ok. Gli HP dimezzati dei nemici in realtà sono una vera manna dal cielo, se posso dirlo. Allora, ci sono... Oddio, c'è un potenziamento. Allora, questi li sfasciamo. Questi sono molto easy perché tanto cadono, vi fanno vedere dove cadono e poi decidete voi. Ti prego, dammi un'ascia. Allora, l'esplosione in realtà non è male. Knockback and poison enemies. Mentre invece questa è la Necromantic Sword, che potrebbe farmi spawnare dei fantasmi. Però preferisco questo, sai? Più che altro lo preferisco perché ha il poison incluso. Poison incluso è comodo, molto comodo. Qui invece c'è un incontro. Ah, un follower free. Ottimo. Free follower, ottimo. Ale. Quindi facciamo fuori subito questi che sono... Esatto. Questi che fanno gli attacchi ranged sono una bella rottura di coglioni in realtà. Quindi se li facciamo fuori subito è meglio. Mezzo cuore, ottimo, 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 ottimo. Sono sicuro che questo predicatore sarà... sarà un po' tosto, non credo di riuscire a farlo a primo try, perché stiamo comunque giocando a difficoltà ultra hard, quindi sicuramente avrò difficoltà. Attenzione a questo che fa il ritorno di fiamma. Ecco, questo va colpito completamente a caso. Peccato. Giustamente ho perso... attenzione! Ah, il martello. Sì, me la rischio. Me la rischio. Me la rischio. So che è una scelta sbagliata e che sicuramente non l'avrei dovuta fare. Perché... sono sicuro non l'avrei dovuta fare sta scelta. Soprattutto contro il predicatore. Non conoscendo neanche il suo moveset. Non l'avrei dovuto fare. Però ragazzi, in giochi come questo bisogna rischiare. In giochi come questo bisogna assolutamente rischiare. Qua bisogna fare attenzione perché, esatto, loro... Ok, subito facciamo fuori questo. Con questi che si lanciano possiamo giocare a... praticamente a predict, perché possiamo tranquillamente predictare. Questi sono un po' infami, ma nulla di particolarmente pericoloso. Ok, ok, ok. Il poison è ottimo. Ragazzi, il poison è veramente ottimo. Ok, mi ha dato un mezzo cuore. Comodissimo. E qui predictiamo. No, ti prego, non mi dire che si è buggato. Ah no, era là dietro. No ragazzi, mi è capitato in una stanza del genere che praticamente un nemico si è buggato nella sua stanza di invincibilità, che era proprio praticamente la stanza di invincibilità, e sono dovuto uscire. Sono letteralmente dovuto uscire. Voi non potete capire quanto ho rosicato. Fortuna che non era il predicatore, ma era un boss. Era praticamente il terzo boss, quello che avete visto all'inizio di questo episodio praticamente. Però avevo un setup fantastico.
Avevo un setup stupendo. E praticamente col fatto che si è buggato non potevo andare avanti perché non si sbloccava la stanza. Ho rosicato come una bestia. Ma non potete immaginare quanto ho rosicato. Non ho staccato, sono andato avanti perché tanto volevo andare avanti in realtà, però... Stavo pensando di effettivamente... Allora, questo lo dobbiamo fare fuori subito, perché lo cura. Questo dobbiamo fare attenzione, perché se attacca, lo possiamo attaccare. Ecco, qui invece... Ok, qua facciamo attenzione. Perfetto. Questi sono nemici nuovi che sono apparsi qui. E vi posso assicurare che la prima volta mi hanno fottuto letteralmente. Perché col fatto che lui si praticamente spara e poi ributta le fiamme indietro. Quindi fa avanti e indietro con le fiamme. Mi ha fregato, voi non potete capire come. Voi non potete capire quanto mi abbia fregato sta cosa. Ok. Il martello è allucinante, ragazzi. Il martello è allucinante. Questo non lo posso prendere. Ma cosa abbiamo? Ah, l'offertorio. Sì. Assolutamente sì. Non so se posso fare... Esatto, potevo fare un'altra offerta. Tanto soldi ne ho a palate proprio. Facciamone ancora un'altra offerta. Ok, non posso fare più offerte. Tecnicamente potrei spaccare qui per prendere l'oro. Però non lo faccio. Madonna mia, quanta vita mi ha dato. Non possiamo... Ecco. Beh. Bello, l'ho appena detto, ragazzi. Non possiamo sprecare... boom, subito. Danno. Vabbè, mi ha tolto quel mezzo cuore che mi dava fastidio da vedere. Dai, prendiamocela. Prendiamocela come scusa questa. E vabbè, però ora... Non esageriamo, eh. Cioè, mi hanno fatto due danni completamente a caso. Vabbè, sì. No, non va bene così però. Prendere sti danni, no. Non lo accetto. Perché è veramente fastidiosissimo. Questo lo dobbiamo far fuori subito. Questo lo facciamo fuori subito. E anche questo. Madonna quanto rosico. Ho perso praticamente un cuore e mezzo senza fare nulla. Senza fare nulla. Oddio. No, nessuna dei due. Assolutamente nessuna dei due. Qua... Avrei cambiato forse per un'ascia. Se mi fosse spuntata l'ascia vampirica, probabilmente avrei switchato. Probabilmente avrei switchato, però... Senza quell'ascia vampirica, no. Necessariamente dovevo fare questo. Così ho tolto praticamente tutte le uova in un colpo solo. Questa ottima mossa. Me lo dico da solo, sì, perché me lo dico da solo. Allora, qui non ci sono stanze che... attenzione, qua però, eh. Ok. Questa è probabilmente infatti, immaginavo. Allora, questi blu ti attaccano andandoti incontro, mentre invece questi qua rosa fanno rosa, viola, fucsia, vedete voi che colore è per voi,
Praticamente si lanciano e poi appena atterrano voi li potete crashare tranquillamente. I ragni non sono troppo difficili, a parte forse quelli che... Ecco, questi qua che sparano le fiamme così, che potrebbero essere un tantino fastidiosi, però la cosa positiva è che hanno pochissima vita. Quindi già col martello io riesco praticamente a farli fuori. Allora, non ci sono stanze di potenziamento, quindi io direi di... Io direi praticamente di andarmene a zonzo. La cosa brutta è che si muovono troppo velocemente. Quindi con un martello rischi di essere troppo lento. Però se riesce a prendere il tempo non hanno scampo. Allora, non ci sono stanze di potenziamento, quindi è inutile rischiare di prendere danni inutili. Possiamo tranquillamente andare avanti. Ok, mi ha recuperato, non so, forse mezzo cuore. Perché ho visto l'animazione dei cuori, ma non so cosa mi ha preso. Eccoci qua. Ultima stanza. E ultimo, sempre ultimo tra virgolette, perché io sono convinto di dover sconfiggere anche The One Who Waits, ne sono assolutamente convinto. Ci siamo. Ultimo predicatore. E vediamo specialmente che moveset ha. Culo, ho preso un culo, un cuore, un culo stavo dicendo. Eccoci. 5 becomes 4, becomes 3, becomes 2, becomes 1, becomes nothing. Esatto, quindi la profezia è che io praticamente li sto uccidendo tutti per ritornare a zero. Aia. Diventa un ragno enorme quindi lui. Allora, attacca. Sgancia le bombe. Ok, attacco melee che si può tranquillamente evitare. Non si vede dove cade. Ah, attenzione. Guarda come spara. Cioè devi vedere l'ombra praticamente. Wow. Qua bisogna fare attenzione. L'ho visto praticamente saltare in aria. Devo eliminarne un paio perché... Devo riaccumulare un po' di fervor. Boh, la cosa positiva è che sto droppando cuori ancora. Fa tre volte l'animazione stavolta. Attenzione. Wow. Mi ha colpito stavolta. Ok, bene. Cazzo, mi ha colpito. Ero convinto di averlo schivato però stavolta, eh. Ma probabilmente mi ha colpito quello dietro. Uno, due. Oddio, non, veramente non ci posso credere a primo colpo. Non ci credo. Vabbè, avevo veramente un setup incredibile. Tutti quei cuori, cioè, non potevo perdere.
Oh no, si è buggato, non ci credo. Non ci credo che mi sia buggato qui. Nell'animazione del cuore mi si è buggato. No, veramente non ci credo. Non ci posso credere. Spero che me lo dia valido. No, io non ci posso credere che sto gioco sia ancora così buggato. Ragazzi, vediamo. Sì, ragazzi, l'ho dovuto rifare. E ci sono riuscito di nuovo. Non ho parole. Non avevo un setup come quello di prima. Non era male come setup. Ma ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Non ci credo neanche, ragazzi. Io ho completato anche tutti i collezionabili del Silk Credo. Ottimo. Veramente. No, ragazzi, non ve lo dico la frustrazione. Non ve la dico. Fortunatamente sono riuscito a trovare una Godly Sword, delle carte che non erano neanche male, ma la cosa che probabilmente mi ha più salvato il culo è stato la Special. La Special, praticamente avevo i proiettili che inseguivano i miei avversari e facevano un botto di danno. E probabilmente è stato quello che mi ha veramente salvato. Quello che mi ha permesso di chiudere la run, che mi ha permesso comunque di fare la run, è stato sicuramente quello. Eccoci qua. Oh, è arrivato il momento di liberarmi. Avrei l'onore di far ritornare la Red Crown al suo vero splendore. Ha il permesso di un follower. Ah, hai sacrificato. Ah, mi sta dicendo tutto quello che ho fatto finora. Infatti sto dicendo, ma come mai? Esatto, ma la corona è mia e nessuno ne è degno tranne che me. E tu dovrai strisciare per tutta la tua vita e ritornarmi quello che è mio. Dopo un millennio, finalmente potrò ritornare alla vecchia gloria. Cioè, ora che tu mi hai detto ste cose, come pretendi che io ti venga a liberare? Cioè, non ha senso. Esatto, cioè prima ha ucciso nel nome di colui che deve essere liberato. E adesso in che cosa credo? Cioè, qual è il mio credo? In cosa? Tra l'altro sono tutti malati perché è finito il rituale. È finito il rituale del fungo. Quindi mi ha praticamente... probabilmente questi qua esausti sono quelli che ho portato io in... che ho trasformato in demone probabilmente. E che giustamente ora sono distrutti dopo... Allora, tu mi hai portato la carne. Ok, fortunatamente ci è riuscito. Vai a dormire, ovviamente. Addirittura questi sono affamati. E allora aspettate che... vi cucino una bella portata succulenta. Cazzo, quello l'ho sbagliato. Ok, questo lo togliamo. Qua c'è... oddio, la farm di pietra si è distrutta. Ah, ma quindi si distruggono anche quelle di livello 2 alla fine. Cioè, durano un po' di più, però effettivamente si distruggono pure. Un po' bruttina questa cosa, Perché comunque con tutte le risorse che tu utilizzi per costruire
la farm di livello 2, è normale che ti aspetti magari che appunto duri un po' di più. Ci può stare, perché ci sta, il fatto che si rompa ci sta. Poco da dire su questo. Veramente poco da dire su questo, però. Pensavo potesse effettivamente durare un po' di più. Allora, ho migliorato in generale il mio posto. Come potete vedere adesso farmo praticamente... farmo lingotti a profusione, perché appunto tutto quello che ho praticamente qui è va a lingotti ormai, cioè proprio letteralmente va a lingotti, quindi devo necessariamente farmarli come Dio comanda. Mi sono un po' pentito in realtà di quel tratto della malattia con il fungo. Probabilmente meglio averli tutti in salute, anche se sono hanno il 10% di produttività in meno, Quindi probabilmente è meglio averli in forma piuttosto che avere quel 10% ma che ti condiziona la malattia. Quindi sì, penso questo. Allora, beh, a sto punto sì, facciamo il totem. Anche se in realtà sto totem non mi fa impazzire in realtà. L'ho trovato abbastanza sciatto come struttura. Allora, questo lo svegliamo così e lo mettiamo plot, cioè nel farming. Tu invece ti metto alla raffinazione dei materiali, perché ci vuole tanta manodopera lì. E siamo a 22 follower, quindi in teoria io posso aprire l'ultimo. In teoria io posso aprire l'ultimo bioma, credo. Che ce ne volevano 19 forse? Yarnomer vuole andare in missione. Va bene. Chi sono io per impedirlo, oserei dire. Allora, qui intanto ho messo tutte le cose per i semi, in modo tale che tutti i miei follower possano gestire autonomamente, appunto la fattoria, piantando, raccogliendo e facendo tutto, così io non devo praticamente preoccuparmi di nulla. Mettiamo altre coltivazioni, tipo qua, e questa dovrebbe essere ancora fattoria, giusto? Sì. Il problema è che però questa zona di fattoria non verrà coperta dallo spaventapasseri. Quindi, è un po' un problema questo. È un problema. Allora, facciamo anche una farm di livello 2, che piazziamo qua. Purtroppo serve tanta seta per fare queste farm, e purtroppo non esiste una farm di seta, cosa che a questo punto mi avrebbe fatto molto piacere. Devo essere io che praticamente vado alla ricerca della seta e alla ricerca dei cristalli o del vetro, in teoria, se voglio fare appunto questa roba. Che voglio costruire questa roba. Poca gente che sta facendo roba, ma credo perché appunto siano malati. Allora, andiamo a prendere il potenziamento della corona, che questo ormai è l'unico. Quindi appena se mangio un cibo ricevo un cuore azzurro. Questa è ottima, perché si può fare una volta al giorno, quindi questo è molto interessante. Allora, rituali. Oh, siamo ritornati in cooldown di tutto. Perfetto, quindi posso partire in spedizione tranquillo. Posso partire in spedizione tranquillo, assolutamente. Allora, qua rimettiamo altri semini. Vedete che qua praticamente voi riempite la cesta con i semini e poi saranno i vostri follower stessi a fare il resto.
No, non abbiamo nient'altro da fare. Se non quello di... Ok, cuciniamo. Questo fa praticamente cagare istantaneamente, che in realtà non è neanche tanto malvagio. Cioè, è bruciato, porca troia. Non è neanche malvagio come risultato. Esatto, prendo il cuore. Devo vedere se è effettivamente cumulativa sta cosa. Cioè, se io praticamente faccio passare un altro giorno, giusto? Posso mangiare un altro cibo e quindi prendere un altro cuore di base? Perché se è così, è rottissimo. Perché nella descrizione c'è scritto una sola volta al giorno, no? Quindi vuol dire che appunto tu lo puoi fare una sola volta al giorno. Ma se io faccio passare più giorni, posso farlo per più giorni? Questa è una domanda, è la domanda chiave probabilmente. Potrei aspettare e vederlo in realtà. E a voi farvi un piccolo taglietto giusto per provarlo insieme. E credo che farò esattamente così. Qua lingotti ormai ne abbiamo a tempesta. Andiamo Yarnomer in missione. Cosa può fare Yarnomer di sicuro? Beh, 76% la carne. La possiamo rischiare. Devo raccogliere la ricompensa da te. Ok, sei salito di livello. Ottimo. Yes. Allora, va bene, faccio passare la notte e proviamo questa cosa insieme, facciamo i rituali e per questa apriamo ovviamente l'ultimo bioma e ci salutiamo.